Questa è una puntata impegnativa, sia per me sia per voi. Infatti ci concentriamo su un solo passaggio, per la precisione due versetti di San Paolo, per scoprire davvero la qualità altissima, filosofica, teologica, ma vorrei dire la qualità altissima di ispirazione spirituale, che ci restituisce ancora di più la radicale riaffermazione della verità che andiamo cercando. Infatti proseguiamo qui quanto abbiamo visto nella precedente puntata in merito alla lettera agli ebrei, quel saper vedere nell'invisibile. Questo è un ulteriore episodio che si focalizza su questo aspetto, perché naturalmente, come sapete, è l'aspetto centrale per noi che cerchiamo la connessione, la reale connessione, la verità della connessione individuo-spirito, uomo-Dio, il fondamento dell'alleanza, che ha come suo scopo sia la trasformazione dell'uomo, ma anche la manifestazione, la realizzazione. Ci ho lavorato molto su questo passaggio, mi riferisco sempre al greco originale e abbiate un po' di pazienza. Cerco di renderlo il più semplice possibile, ma non è facile renderlo il più semplice possibile. Parto dalla traduzione italiana, come al solito. Siamo in seconda lettera ai Corinzi, capitolo 16, versetti 17-18. Ecco la traduzione. Poiché il minimo di sofferenza attuale ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, giacché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne. Devo dire che questa volta la traduzione è piuttosto precisa, ma non così dettagliata da restituire quella unità sintattica, linguistica e teologica, filosofico-teologica, quindi di insegnamento di verità, che è presente nel greco. Questa, infatti, è strutturata, questi due versetti sono strutturati secondo due proposizioni a tutti gli effetti. Proposizione numero uno è il versetto 17, ve lo restituisco ancora in italiano, poiché il minimo di sofferenza attuale ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Seconda preposizione è quella del versetto 18, giacché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Poi, come appendice, diciamo, di definizione, le cose visibili sono d'un momento quelle invisibili eterne, ma il punto centrale, cioè il corpo fondamentale e fondante questo insegnamento, sta in queste due proposizioni e in questi due versetti. Queste due proposizioni che corrispondono a questi due versetti. Bene, voglio andare adesso brevemente al greco, per brevemente, nel senso non voglio analizzarvi tutti gli aspetti che sono presenti in questa complessa doppia proposizione, ma soffermarmi sugli elementi fondamentali, chiave, nel senso che ci sono tante parole importanti, ma voglio fissarmi su alcuni punti che trovo veramente straordinari, geniali e rivelatori. Il primo punto è il verbo che regge tutta questa doppia preposizione. Ecco, immaginate che questa preposizione, queste due proposizioni, per meglio dire, siano rette unicamente da un verbo. Un verbo che non è posto all'inizio, come peraltro uso nel greco che è una lingua, come si dice, aspettuale, cioè una lingua anche di contesto, è una lingua che va sempre, è molto mobile ed è una lingua che va davvero presa nella sua relazione con l'intero. E qui abbiamo perciò un verbo che innanzitutto non troviamo all'inizio della frase e soprattutto all'inizio delle due frasi, pardon, delle due proposizioni, ma e soprattutto è un verbo che sembra non avere un soggetto. Sembra non avere un soggetto, infatti è un verbo che è
reso nella sua forma media, perché in greco dovete sapere che oltre alla forma attiva e alla forma passiva c'è anche una forma media. Una forma media che può avere funzione sia attiva sia passiva, ecco perché, come vi dicevo, la lingua greca è una lingua mobile. Il verbo è katergazetai. Katergazetai, che proviene da katergazomai. Katergazetai, che quindi è forma media, terza persona singolare, ecco che ci pone la questione, voluta naturalmente, di qual è il soggetto di katergazetai. Vorrei già osservare un altro aspetto molto importante di katergazetai, che proviene, come dicevo, da katergazomai. Katergazomai è formato da il prefisso kata e da ergazomai, ergo, lavoro, opera. Quindi da un prefisso che denota due aspetti, due cose in genere, o un'azione intensa e determinata, o anche un'azione che passa attraverso. Il kata indica anche l'attraverso, ed è importante perché ritroveremo esattamente questo kata in altra parte centrale di questa costruzione così gigantescamente perfetta. Quindi abbiamo una forma media che ci fa interrogare su chi sia il soggetto, se vi sia un soggetto, e abbiamo questo verbo che regge tutto l'insieme e che è formato da un verbo, da appunto due elementi: il verbo, che significa operare, lavorare, agire, quindi un verbo d'azione, e un prefisso che significa, un prefisso kata, che significa sia forte azione intenzionale, sia attraverso questa cosa o quest'altra cosa. Quindi primo elemento, prima parola centrale è il verbo katergazetai. Secondo elemento centrale, la parola baros, una parola molto difficile, perché innanzitutto è un termine neutro, anche se compare, si manifesta come se fosse un termine maschile, e poi perché ha due significati che ora vedremo subito, e terzo perché viene interpretato in modo sottointeso all'inizio della preposizione. Tenete perciò a mente katergazetai e varos o baros. Adesso lo dico all'italiana, e baros in greco sarebbe varos, perché questi due termini costituiscono l'architrave di tutta la struttura di questo passo centrale per comprendere il significato della manifestazione. Passo che in greco inizia col versetto 17 così: «To gar paraptika elafron tis thlipseos imon», cioè, infatti, il presente leggero della nostra tribolazione, della tribolazione di noi, e tribolazione è proprio così, tribolazione, cioè una sofferenza pesante, thlipsis è tribolazione, ed è accostata a leggera, cioè elafron, crea uno simon apparentemente, cioè una contraddizione, una leggera, pesantissima sofferenza. È un termine molto importante, proprio perché si relaziona a baros o varos, proprio perché quel sottointeso, il presente leggero della nostra tribolazione, è baros, è proprio varos, cioè è il peso leggero. È sottointeso questo termine, che compare soltanto alla fine di versetto 17, subito prima di versetto 18. Ed è curioso, no, che una parola così importante sia evidenziata soltanto dopo, quando questa parola varos assume un significato opposto. Infatti la parola varos è molto complessa, allo stesso tempo geniale, proprio perché pensate a un doppio significato.
Assia è il significato di peso, di gravità, cioè di peso grave. Quindi il peso della sofferenza che grava sulle nostre spalle, ma ha anche il significato opposto di sovrabbondanza, di quindi quantità estremamente positiva, di qualcosa che riempie di abbondanza la nostra esistenza. E sentite già la genialità. Utilizza San Paolo questa stessa parola, Varos, per indicare un passaggio che dalla sofferenza, cioè dal peso, stesso termine sottinteso all'inizio, perché viene esplicitato solo dopo, quel peso implicito diventa il varos dell'abbondanza, quindi l'assoluta pienezza dell'abbondanza. I due termini, cioè lo stesso termine con il suo doppio significato, sono strettamente correlati. Sembra proprio che San Paolo ci dica qui che grazie al fatto che noi sopportiamo il leggero peso della nostra tribolazione nel momento, nell'adesso, proprio da questo fatto si produca la gloria futura, l'abbondanza assoluta, la pienezza della nostra realizzazione, della nostra gloria eterna. Infatti anche qui è importante sottolineare l'ulteriore parola, appunto, eonion, cioè eterno. Il baros o varos è eonion, è eterno. Ma questo varos eterno dipende dalla, cioè dipende, vedremo in che modo dipende, consegue alla sopportazione del presente paraftica dell'adesso peso leggero. E come avviene questa trasformazione di varos del peso in abbondanza? Attraverso il katà, infatti dice kathipervolin is hipervolin, di sovrabbondanza in sovrabbondanza. Quindi letteralmente questa prima parte della struttura, questa prima proposizione dice: il presente peso leggero della nostra tribolazione, quindi della nostra marcata sofferenza, di sovrabbondanza in sovrabbondanza, un'eterna pienezza di ogni quantità di gloria per noi. Ed ecco la seconda parola centrale, katergazetai. Si produce. Il soggetto non è presente, non vi è un soggetto che agisce, diciamo, lo usiamo all'impersonale, o almeno così io l'ho tradotto all'impersonale, ma kathergazetai, cioè attraverso l'azione, quindi produce attraverso la costruzione progressiva, l'arricchimento progressivo, il guadagno progressivo fino a questa pienezza assoluta di gloria, generata, prodotta dalla sopportazione, diciamo così, dal considerare il presente peso di una sofferenza anche marcata come leggero. E infatti io ho tradotto questa parte così. Infatti, dal presente peso leggero della nostra tribolazione, angoscia, quindi ho rimarcato l'aspetto che la leggerezza non è evanescente, è leggero il peso della nostra anche profonda angoscia, della profonda sofferenza, del profondo stato di negatività, di sovrabbondanza in sovrabbondanza, si produce per noi un'eterna quantità, peso di gloria. Prima parte. Ma attenzione, non è finita qui, perché poi vi è la seconda parte. Poiché
noi non osserviamo le cose visibili, ma le cose non visibili. Mi scopunton imon ta vlepomena allata mi vlepomena. Non osservando noi letteralmente le cose visibili, vlepomena, vlepo, vedere, vi ho citato l'altra volta, orao, che era il termine usato dallo pseudo San Paolo, qui invece abbiamo il termine paolino, specifico, appunto, vlepomena, le cose visibili, le cose che si vedono, allata mi vlepomena, mi non vlepomena, le cose non visibili. E poi come rafforzativo, l'ultima parte di questo passo, tagar vlepomena proschera tade mi vlepomena eonia. Cioè, infatti, le cose visibili sono temporanee, le cose invisibili invece sono eterne. E quindi sentite qui ancora già ribadita la simmetria che abbiamo evidenziato. Le cose visibili sono temporanee, la sofferenza attuale momentanea è leggera perché temporanea, mentre invece le cose eterne, le cose invisibili sono eterne, la gloria arriverà eterna di sovrabbondanza in sovrabbondanza positivamente, ma per quale motivo? Perché noi non guardiamo le cose visibili, ma le cose non visibili. E su questo verbo, che non è vlepo, vedere, ma è scopeo, vi dirò alla fine di questo incontro. Quindi abbiamo da una parte la geniale inversione e simmetria di varos, parola che significa peso ed è sottointeso all'inizio e si manifesta invece nella sua pienezza come sovrabbondanza assoluta alla metà di questa proposizione. Abbiamo un verbo che regge il tutto e che anch'esso è piazzato dopo l'inizio, cioè dopo che la proposizione si è già dispiegata, quindi compare a metà della nostra struttura sintattica, vicino a varos, come se si esplicitasse in quel momento il suo significato, davvero come una progressione tensiva, mi verrebbe da dire beethoveniana, ma poi non vorrei essere troppo eccentrico. Dall'altra parte poi abbiamo questa simmetria tra cose visibili e non visibili, visibili temporaneo, non visibile eterno. Non visibile sono le cose eterne in sé, temporanee sono le cose visibili, ma le cose visibili sono il frutto del nostro guardare nell'invisibile che manifesterà il temporaneo, ma quel temporaneo sarà fondato sul nostro guardare l'invisibile, senza invece considerare l'attuale, il momentaneo, l'estemporaneo, visibile. Quindi il momentaneo, diciamo, rimane costante nella sua manifestazione, cioè ogni forma visibile è momentanea. Ma qui ci interessa un'altra cosa, che partendo da una condizione di anche estrema sofferenza, questa struttura ci porterà a un'altra manifestazione, certamente temporanea, se noi non manterremo poi la condizione di struttura, cioè la consapevolezza del sistema che funziona esattamente così, del sistema spirituale. Questo è un altro discorso. Per quanto riguarda chiaramente questo passaggio così centrale, noi vediamo che il nostro guardare nell'invisibile fa sì che tutto si trasformi, che il peso della sofferenza attuale diventi leggero perché è soltanto una fase invece della gloria, dell'abbondanza, della sovrabbondanza futura. E poi abbiamo qui perciò una terza geniale azione teologica, spirituale e linguistica. Perché, avete sentito, la mia traduzione è la seguente, la ripeto. Infatti, dal presente peso leggero della nostra tribolazione, angoscia, di sovrabbondanza in sovrabbondanza, si produce per noi un'eterna quantità di gloria, poiché noi non osserviamo le cose visibili, ma le cose invisibili. Le cose visibili, infatti, sono temporanee,
Le cose invisibili sono invece eterne. Ma il senso spirituale della frase inverte esattamente l'ordine. Inverte esattamente l'ordine, la struttura va invertita e andrebbe perciò tradotta così. Poiché noi non osserviamo le cose visibili, ma le cose invisibili, le cose visibili infatti sono temporanee, le cose invisibili sono invece eterne, ecco che dal presente peso leggero della nostra sofferenza di sovrabbondanza in sovrabbondanza si produce per noi un'eterna quantità di gloria. Mica male, eh? Mica male entrare nel dettaglio della parola, soprattutto in certi passaggi chiave, in certe parole che sono così fondamentali. Ecco allora infine il termine, il verbo scopeo, poiché noi non osserviamo le cose visibili, ma le cose invisibili, è scopunton, reso in forma, diciamo, di participio, ma comunque il verbo è scopeo, che non è guardare, ma come correttamente, in maniera precisa, traduce il nostro italiano, è fissare lo sguardo, ed esattamente così, fissare lo sguardo su qualcosa, osservare intensamente, mantenere l'attenzione focalizzata unicamente lì, mantenere, diremo noi, l'intenzione focalizzata unicamente lì. L'azione potremmo tradurre in senso laico della visualizzazione e focalizzazione. Noi non ci limitiamo a guardare l'invisibile, ma fissiamo il nostro sguardo. Il fissare il nostro sguardo, ricordate quanto dicevamo la volta scorsa, significa poi il perseverare nel mantenerci centrati lì. Fissare il nostro sguardo sull'invisibile genera l'abbondanza della realtà futura, una realtà che non è rimandata a un al di là, ma che costruisce qui e ora, lo dice esattamente San Paolo, in maniera estremamente antica, originaria, d'Antico Testamento. Il rinnovamento dell'alleanza è un rinnovamento che produce una trasformazione di noi e attraverso Katà, la trasformazione di noi, nel processo di miglioramento continuo, di avanzamento continuo, ci permetterà di raggiungere la nostra realizzazione. È questo che dice qui con inequivocabile maestria San Paolo.